Ciao, oggi vi condivido un testo di Natalia Ginzburg intitolato Lui e io, tratto dal libro Le piccole virtù. Lui e io. Lui è sempre caldo, io ho sempre freddo. D'estate, quando è veramente caldo, non fa che lamentarsi del gran caldo che ha. Si sdegna a sapere che mi infilo la sera in golf. Lui sa parlare bene alcune lingue, io non ne parlo bene nessuna. Lui riesce a parlare in qualche suo modo anche le lingue che non sa. Lui ha un grande senso dell'orientamento, io nessuno. Nelle città straniere, dopo un giorno, lui si muove leggero come una farfalla. Io mi sperdo nella mia propria città. Devo chiedere indicazioni per ritornare alla mia propria casa. Lui odia chiedere indicazioni. Quando andiamo per città sconosciute in automobile, non vuole che chiediamo indicazioni e mi ordina di guardare la pianta topografica. Io non so guardare le piante topografiche, mi imbroglio su quei cerchiolini rossi e si arrabbia. Lui ama il teatro, la pittura e la musica, soprattutto la musica. Io non capisco niente di musica, mi importa molto poco della pittura e mi annoio a teatro. Amo e capisco una cosa sola al mondo, ed è la poesia. Lui ama i musei, e io ci vado con sforzo, con uno spiacevole senso di dovere e fatica. Lui ama le biblioteche, e io le odio. Lui ama i viaggi, le città straniere e sconosciute, i ristoranti. Io resterei sempre a casa, non mi muoverei mai. Lo seguo tuttavia in molti viaggi. Lo seguo nei musei, nelle chiese, all'opera. Lo seguo anche ai concerti e mi addormento. Siccome conosce dei direttori d'orchestra, dei cantanti, gli piace andare, dopo lo spettacolo, a congratularsi con loro. Lo seguo per i lunghi corridoi che portano ai camerini dei cantanti. Lo ascolto parlare con persone vestite da cardinali e da re. Non è timido, e io sono timida. Qualche volta però l'ho visto timido, quei poliziotti quando si avvicinano alla nostra macchina armati di taccuino e matita. Con quelli diventa timido sentendosi intorto. E anche non sentendosi intorto, credo che nutra il rispetto per l'autorità costituita. Io l'autorità costituita la temo e lui no. Lui ne ha rispetto, è diverso. Io, se vedo un poliziotto avvicinarsi per darci...